Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi andiamo ad imparare un effetto molto molto figo con una sigaretta. Tempo indietro vi ho portato un video dove vi insegnavo a far sparire una sigaretta e poi un altro video dove vi insegnavo come far apparire una sigaretta. Bene, nel video di oggi andiamo ad imparare un effetto da mettere in mezzo a questi altri due, quindi sapremo far apparire una sigaretta dal nulla, sapremo realizzare un effetto straordinario con la sigaretta e poi chiuderemo facendo sparire nel nulla la nostra sigaretta. Questa tecnica, questo effetto l'ho visto realizzare da Mago Lopez, da Mario Lopez, il mago delle sigarette, colui che riesce a realizzare delle cose incredibili con le sigarette. Bene, oggi vedremo ed impareremo come realizzare un qualcosa di incredibile con una sigaretta, grazie al suo repertorio. Prima però di vedere di cosa si tratta, vi invito come sempre a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al mio canale. Vi ricordo che in descrizione trovate anche il link per far apparire e per far sparire una sigaretta dal nulla, così facendo avremo una routine completa da svolgere con una sigaretta. Oltretutto vi lascio anche il link del mio profilo Instagram, così facendo, se volete seguirmi, sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio. Ma ora, bando alle ciance, vi lascio alla mia intro e ci vediamo subito dopo con la performance e con il tutorial. Buona visione, ragazzi! So hard, but no, I wanted to stay. Course of God, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home. Che spettacolo, mi garba troppo questa tecnica, ragazzi. Cioè, pensate, no? Noi siamo in grado di far apparire una sigaretta, di fare il trick dove la sigaretta ritorna sempre con il filtro di fuori, quindi non siamo in grado di accenderla, e poi siamo anche, per concludere, in grado di farla sparire. Cioè, ora abbiamo una routine completa dove possiamo far ridere e possiamo far emozionare le persone. Allora, già sappiamo come farla apparire, già sappiamo come farla sparire. Se ancora non lo sapete, trovate i link in descrizione. Ora vediamo come far ruotare la sigaretta in modo tale che il filtro rimanga sempre fuori. Cambiamo angolazione. La cambiamo dopo angolazione. Per ora mi fa comodo questa qui. Cosa deve accadere? Ve la faccio in modo tale che il filtro rimanga sempre nella mia bocca, in modo che non vada a toccare il tabacco. Bene, è molto semplice. Quando noi ci mettiamo la sigaretta in bocca e dobbiamo girarla, facciamo questo movimento qua, ok? Quindi qualora noi mettiamo la sigaretta in questo modo, la dobbiamo girare, la prendiamo fra pollice, indice e medio, giriamo, tacchete, e la mettiamo in bocca. Però a noi non ci serve questo, a noi ci serve una rotazione di 360 gradi. Quindi cosa dobbiamo fare? Bene, la sigaretta deve essere impugnata in questo modo qua. Quindi l'indice va sotto, il medio va sopra in corrispondenza dell'indice, il pollice va in questa posizione qui, quindi va a contattare il medio e a posare l'unghia sul lato lungo della sigaretta. Perché? Perché ruotando il tutto, tacchete, noi faremo fare un giro di 360 gradi in modo tale che la sigaretta ritorni perfettamente in bocca. Fatto in velocità, tacchete, è questo qui. Ora però vediamo per bene passo dopo passo. Quindi ragazzi, partiamo dall'impugnatura. Impugnatura,
questa qui, come vi ho appena detto, indice di sotto, medio di sopra, allineati, il pollice che va a contattare il medio con l'unghia che si va a appoggiare sulla sigaretta. Non fate troppa pressione perché sennò la schiaccerete. Questo ci serve perché? Perché noi ruotando facciamo fare un giro di 360 gradi. Il polso deve aiutare nella rotazione, perché quando noi partiamo siamo con il polso girato, vedete bene in che modo è il polso, tu gira tutto il polso, facciamo ruotare la sigaretta e vedete come anche il polso fa una rotazione di 180 gradi. Questo ci serve per far avvenire la rotazione di 360 gradi della sigaretta. Quindi impugnatura, polso in questo modo qui, boom, giriamo veloce e la sigaretta è nuovamente nella posizione dove si trovava prima. Bene ragazzi, eccoci arrivati anche al termine di questo video, spero vi sia piaciuto e spero vi sia stato utile. Se così è stato, lasciate un bel like, se ancora non siete iscritti iscrivetevi al mio canale. Vi ricordo che in descrizione trovate il link del mio profilo Instagram, così facendo se volete seguirmi sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio. Oltretutto trovate i tutorial per far apparire e per far sparire una sigaretta. Detto questo ragazzi, io vi saluto e noi ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Ciao ragazzi!